L'oggetto del nostro incontro di oggi sarà il barocco. Lo scenario è quello del nostro sud-est, della Sicilia. Le tematiche sono quelle di tipo estetologico e quindi vanno oltre quelli che sono i discorsi che abbiamo fatto in precedenza, soprattutto sull'arte, sulla storia dell'arte. Se il Rinascimento, accogliendo e intrecciando motivi platonici e aristotelici, rappresenta l'esito di un processo secolare, il barocco sembra invece oltrepassare in maniera dirompente l'orizzonte che si era costituito sulla base di una fondamentale unità di sviluppo che fin dal Medioevo aveva, per così dire, caratterizzato l'Europa occidentale. Le poetiche del barocco operano infatti nel senso di un vero e proprio sradicamento della tradizione metafisica, tanto da poter essere considerate come anticipatrici di un fenomeno che seguirà e cambierà e travolgerà la cultura moderna. Sul barocco naturalmente vi sono state sin dagli inizi una serie di pregiudizi. Il barocco è stato a lungo, in Italia ha pesato ovviamente il giudizio crociano, ma fin dagli inizi i precursori del barocco, a partire da Caravaggio, ma anche tutti gli esponenti della pittura, per esempio barocca, successivi, le forme architettoniche, sono state sempre oggetto, per così dire, di una critica. La stessa parola barocco, dall'esito differente all'etimologia complessa, berrueca, perla irregolare, o barocco che aveva queste assonanze col gioco d'azzardo, con qualche cosa che fosse di intrinsecamente falso, è stato per così dire oggetto sempre di critiche, e questo giudizio ha continuato a pesare fino al mondo contemporaneo, insomma, fino al Novecento, dove abbiamo dovuto aspettare le avanguardie per una rivalutazione del barocco, e tuttavia l'aggettivo, per così dire, è rimasto sempre come con un qualcosa di quantomeno di negativo, se è stato avvicinato al kitsch o ad altre categorie. Bene, cercheremo qui nel nostro discorso di approfondire questo argomento. Già lo storico dell'arte Heinrich Wölfflin, prima della critica crociana, a sua volta preceduta da analoghe posizioni rintracciabili un po' ovunque nei secoli XVII e XIX, aveva tentato una rivalutazione del barocco, concependolo alla stregua di una categoria insieme storica e al tempo stesso ideale, e cioè come una specie di modello ricorrente dotato di una sua autonomia, dignità teorica ma anche poetica. Per quanto largamente improntata agli schemi dello storicismo tardo-ottocentesco e quindi almeno in parte inattuale, la tesi di Wölfflin ha però il merito di considerare il barocco nella sua specificità e nella sua irriducibilità a fenomeni meramente degenerativi. Tanto più meritevoli e interessanti appaiono quindi le ricerche di chi, come per esempio Grassi, riconoscerà nel barocco il tentativo coerente e originale di rivolgere l'arte alla radice, alogica ma ingegnosa, topica, immaginifica, delle varie forme di espressione, quasi che l'arte ricapitolasse in sé quel mondo del mistero dove è radice la nostra esistenza. Tutto ciò non deve essere inteso in senso misticheggiante o tradizionalmente metafisico. In altri termini, non è che il barocco surroghi quelle che potremmo chiamare le gnoseologie del rispecchiamento, con una mistica dell'allegoria o, come diremmo oggi, dell'indefinita semiosi, perché anche qui si tratta non tanto della trasformazione del mondo in favola e della dissoluzione della verità, bensì della sua liberazione a quei giochi dell'arte che sono non meno favolosi che verisimili. È principalmente la verità, e anzi al suo particolare statuto ontologico, per cui essa è oggetto non tanto di dimostrazione razionale, bensì di quella conoscenza che la sa cogliere nel suo darsi sempre nuovo e imprevedibile, che nella sua Acutezza e arte e l'ingegno del 1642 fa riferimento a un autore spesso maltrattato e oggi riscoperto come Baldassar Gracian, il quale l'affida all'arte, cioè all'insieme delle tecniche retoriche e stilistiche che permettono di coglierla nelle sfumature, nelle più differenze e sottili e invenzioni, perché questo è proprio della verità, d'essere sempre se stessa, di non esserlo mai come altro da sé, tanto da apparire falsa o spenta dove la si ripete stancamente. È viva invece dove la si contraddice, ma il nome suo. Gracian pone un dialogo tra verità e ingegno che è disperato
e si vede preclusa all'apparenza ogni via di scampo, non potendo dimostrare nulla ad essere creduto. Dice la verità. Amico ingegno, avete ragione, ma ciò non può aiutarvi perché è la menzogna a negare il vostro credito. E qui non ci sono che io dalla vostra parte. L'unica cosa che posso fare per voi è dichiararmi così come sto facendo. Da questo punto di vista, una buona illustrazione, anzi un interessante svolgimento della tematica di Gracian, è quella contenuta nel celebre cannocchiale aristotelico di Emanuele Tesauro. Secondo Tesauro, l'arte in tutte le sue forme rimanda all'argutezza, che è madre di ogni ingegnoso concetto, chiarissimo lume dell'oratoria e poetica elocuzione, spirito vitale della morte, piacevolissimo condimento della civil conversazione. Ed è come dire l'arte produce in base allo stesso principio da cui l'intero universo simbolico e mitico è prodotto, non solo, ma che ciò che lo vivifica è lo scarto, la traslazione e addirittura la contraddizione, nel senso che l'identico, il principio e la vita appare come sempre diverso e solo così è veramente se stesso, vivificato. Se l'estetica barocca sembra volersi affacciare sul mistero dell'esistenza, è perché l'esistenza le appare non già insondabile, bensì topica e immaginifica. E appunto è questo il senso della fortunata poetica del non so che, di cui nel 1671 Beauvoirs trattava come di una elegante moda, e anzi, mania italiana, e che nel 1733 il padre Feijó avrebbe codificato in un'opera intitolata El no sé qué. Ma allora se non convince più la critica del barocco come rottura e decomposizione della ritrovata classicità rinascimentale, discutibile appare anche la sua pur meritoria riscoperta contro i successivi sviluppi, in particolare quelli romantici dell'estetica. Perché il romanticismo semmai rappresenta il compimento della rivoluzione che il barocco ha avviato. Del barocco, in ogni caso, il romanticismo fa sua l'idea che l'arte non solo è l'organo della verità, ma lo è della verità nel suo riconsegnarsi originariamente solidale con il mito e come il mito consegnata, come appunto afferma Tesauro. Di questa tesi, a conferma, c'è il pensiero di Vico che idealmente collega il barocco e il romanticismo. Ma c'è anche quello che può essere considerato sul piano dell'estetica un vasto movimento reattivo, quasi un'autodifesa rispetto al processo avviato al barocco, ed è quanto si osserva sui fronti, per così dire, diversi, ma convergenti del razionalismo cartesiano, dell'ibizianesimo e dell'empirismo inglese. In conclusione, possiamo considerare non il barocco e il rinascimento come contrapposti. Il barocco è probabilmente l'esito ultimo della devoluzione del rinascimento che porta le sue tematiche in un'era nuova, in un'era individuale, in un'era in cui le libertà sembrano essere, per così dire, compresse. Il Seicento è un altro secolo, ben descritto dal Manzoni nei Promessi Sposi, un secolo di controriforma, un'epoca forse di passaggio, ma anche probabilmente quella che per noi italiani ci ha consegnato, come dire, alcuni caratteri tipici della nostra nazione e ha trasmesso proprio a questo popolo alcune caratteristiche, per così dire, socioculturali e politiche che ci siamo portati avanti negli altri secoli. Sarà Vico a sviluppare nel modo più radicale e profondo quanto già era affiorato nel barocco. Secondo Vico la verità poetica che deriva da un universale astratto che la precederebbe e di cui essa rappresenterebbe il mero rivestimento, ma è originaria, al punto che la verità in quanto tale appare intrinsecamente poetica. Leggeremo queste cose a partire dall'introduzione della scienza nuova, i principi di una scienza nuova apparsa nel 1730 che proseguirà, per così dire, in modo originale questi concetti.